Ciao bel ragazzo! È incredibile, sono passate 34 puntate e tu sei sempre giovane e fresco come Scalfari. Guarda, ma come fai a mantenere una pelle così luminosa? Ma cosa fai? Fai degli impacchi col Bifidus Regularis? Guarda che Bifidus Regularis da dipendenza, tra Bifidus Regularis e Metadone non c'è niente, è un passo. Sono sempre io, il grande Luca Telese, il fustigatore, fustigo di qua, fustigo di là, senza se e senza ma. Ho fondato, te lo volevo dire, ho fondato una tribute band, ci chiamiamo i Floris di Zucca. Oh. Andiamo in giro per l'Italia e rifacciamo tutte le tue interviste. Prendiamo il primo che capita, lo intervistiamo fino a quando non crolla e non ce la fa più. Anche questa settimana tornano le mie pagelle che tanto terrore incutono alla casta. Cominciamo con la sigla, vai con la sigla! Heidi. Oh. Porca miseria! No, no! Ma avevate, scusa regia, ma avevi promesso un inedito dei Pink Floyd, ma non ce l'avete? No. No, qualcosa di Scialpi? Neanche in genere. Una solo di chitarra di Alberto Radius? Nemmeno. Vabbè, niente, allora facciamo senza sigla. Partiamo con la prima notizia. Voto 9 a chi, vediamolo un po', al grande Silvio Berlusconi. Berlusconi è stato riabilitato, eh sì. È stato riabilitato alla politica attiva dal Tribunale di Milano con la seguente motivazione. Ha dato prove effettive e costanti di buona condotta. È riuscito a non commettere reati per 24 ore di fila. Bravo Phil! Bravo Silvio! Assistant Brazio! Brazio! Poi, vediamo un po'. Franco Basaglia, voto 4. Si celebrano i 40 anni della legge Basaglia, ma non ci siamo. Non ci siamo perché la legge Basaglia avrebbe dovuto far chiudere tutti i manicomi e invece non è riuscita a chiuderle tutti. Ne ha lasciati aperti due. Il manicomio di Montecitorio e il manicomio di Palazzo Madama. Ci sono ancora 1000 matti lì dentro, voto 4. Andiamo col prossimo, vai, vai, fustighiamo. Voto 0, 0, voto 0 a 0, non c'è lo 0. Voto 2 allora, Matteo Renzi, da quando ha obbligato tutto il PD, no, voto 2. Da quando ha obbligato tutto il PD a guardare lo spettacolo di formazione del governo mangiando i popcorn... A forza di mangiare popcorn, Emiliano sorvola Bari come un dirigibile. Orfini, Orfini al Giro d'Italia l'hanno trovato positivo al mais e Fassino adesso sembra Cazzola. Vergogna Renzi! E spostiamoci, voto 7. Spostiamoci sulla Croisette. Appena messo piede sul red carpet, Roberto Benigni non si è più trattenuto, è iniziato a saltare, pervaso da una gioia incontenibile, è stata l'emozione per lui di sinistra di tornare a vedere finalmente qualcosa di rosso. Bravo, voto 8. Poi, vediamo il prossimo, è un vero peccato che Giulio Sapelli non sia stato eletto mister, non riesco a rendermi conto come mai sia stato silurato uno che dice che Macron è un massone, che la Merkel è una dittatrice che distrugge le sovranità nazionali, che l'Unione Europea è un comodo di mafiosi, mi sembrava l'uomo giusto per tenere distesi i rapporti con l'Europa. Voto 10, bravo! Vediamo la prossima, voto 7. Motorini, a Napoli, mentre De Magistris convocava una riunione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno come bucare le gomme al pullman della parata scudetto della Juve, un uomo veniva multato perché circolava in motorino senza assicurazioni ma con indosso il casco. Si è scoperto il motivo, era napoletano solo da parte di padre. Molto, no, molto bene. Sanno scherzare. Sanno scherzare. Certo. Andiamo al prossimo, Vito, il mitico Vito Crimi, concludiamo con lui, il mitico senatore dei 5 Stelle, Vito Crimi, è diventato papà, è come se non ci fosse e dorme tutto il giorno, ha dichiarato suo figlio. Voto 10 al figlio di Vito Crimi, alla prossima col vostro Lucone, fustiga di qua, fustiga di là, senza se e senza ma. Benvenuto Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos. Buonasera. E bentornato Marco Travaglio, il direttore...